Marzo è forse la stagione ideale per l'addestramento dei giovani segugi. Le temperature piuttosto miti e le lepri appena immesse sul territorio offrono un ottimo ambiente anche per i cani meno esperti. Dopo un breve lavoro sulla pastura, i giovani escono dai groviti notturni della lepre e si avviano sulla passata notturna. In questa fase i cani di centro, Umbra e Desi, si alternano a quelli d'iniziativa, Nasone e Sultano, ciascuno col proprio metodo di lavoro. La lepre è entrata in uno sporco che sormonta un calanco e i cani in prossimità del covo accendono le voci e si fanno impazienti. Bianchina però non si distrae e arriva facilmente allo scopo. La seguita parte subito veloce. La lepre percorre tutto lo sporco, ma poi, inseguita in maniera risoluta dai giovani, è costretta ad uscire dallo scoperto.
Dopo 15 minuti di seguita, la lepre doppiò e si rimise in prossimità del covo notturno, dove venne scovata nuovamente. La lepre decide di cambiare versante e una volta attraversato il fossato compie un ampio giro sulla collina di fronte, offrendomi uno spettacolo per i miei occhi e per le mie orecchie.
La lepre aveva provocato un fallo evidente, tornando indietro per un centinaio di metri prima di entrare nel folto del calanco. Ecco la lepre in fondo al prato ripresa casualmente. Qui l'esuberanza di India porta il gruppo ad uscire dalla scia e sbagliare, ma Bianchina, tornata prontamente indietro, la riaggancia proprio nel canaletto del campo. Infine la lepre passa per la terza volta in prossimità del covo, in questa prima vera seguita dei cuccioloni, durata oltre un'ora.